Per spiegare la legge di Faraday Neumann, il libro utilizza il classico esempio di una barretta metallica che viene spostata all'interno di un campo B perpendicolare. Gli elettroni di conduzione vengono spinti verso l'alto dalla forza di Lorentz. Basta applicare la seconda regola della mano sinistra, essendo cariche negative, e quindi la formula di Lorentz, la forza uguale QV vettore B. Siccome però la barretta d'acciaio non si trova chiusa su un circuito, allora questi elettroni che vengono spinti verso l'alto non hanno modo di fluire in un circuito e quindi lì si accumulano, lasciando accumulare cariche positive all'estremità opposta. Le cariche positive sarebbero la carenza degli elettroni, quindi è una parte del reticolo cristallino, del reticolo metallico che è rimasta scoperta dalla fuga verso l'alto degli elettroni. Questo processo di accumulazione di carica alle due estremità della barretta non prosegue all'infinito, perché per esempio l'accumulo di questi elettroni scoraggia l'arrivo di altri elettroni per via della repulsione elettrostatica. Dunque alla fine si crea una certa differenza di potenziale costante. Se però la barretta viene poi inserita all'interno di un circuito, gli elettroni che erano stati spinti in alto possono proseguire nel loro moto attraverso il circuito. Gli elettroni si muovono in senso orario, la corrente convenzionale scorre in senso antiorario. E questa quindi è l'origine della corrente indotta. Sono tutte le forze di Lorentz che agiscono sugli elettroni all'interno della barretta e li spostano verso l'alto. La barretta si comporta quindi come un generatore di forza elettromotrice. Il libro riporta l'espressione della legge di Faraday Neumann, secondo cui la forza elettromotrice indotta è causata dalle rapide variazioni del flusso magnetico, cioè dalla rapidità di variazione di questo flusso, e il segno meno rappresenta la legge di Lenz, come abbiamo spiegato nei video precedenti. La FEM indotta, istantanea, è la derivata temporale del flusso del campo magnetico cambiata di segno.